cielo e terra, prospettiva diversa. E questa è la mostra che vado a presentare qui al centro mercato di Argenta, uno spazio straordinario per fare mostre qui nel nostro territorio. Questa mostra che vi presento appunto è una mostra che riguarda il nostro territorio, in particolar modo le Ose di Campotto e Valle Santa, una serie di immagini sull'avifauna, quindi aironi, garzette, nitticore, e poi una serie di immagini invece riprese aeree che colgono il paesaggio sotto una prospettiva diversa. In questa prima sala si vedono le immagini, le prime immagini che ho scattato quando ho iniziato questo lavoro, che mi è servito anche per la realizzazione del libro che già da alcuni anni ho realizzato, che riguarda appunto l'Ose di Campotto e Valle Santa. Poi il lavoro è continuato cercando di approfondire la ricerca sull'avifauna appunto di queste zone e la valorizzazione di questo territorio, andando anche a riprendere il paesaggio. In particolare ho voluto cogliere proprio i ritratti, momenti particolari di vita di questi animali. Un airone cenerino, ad esempio, mentre si arruffa le penne, mentre pesca un pesce, o il martin pescatore che è sul ramo dove si posa appunto per riuscire a pescare. Naturalmente per poter riprendere questi animali bisogna entrare nell'Osi, e prima di entrare nell'Osi è inevitabile passare attraverso una serie di strutture. La struttura è l'Ecomuseo di Argenta, che è composta appunto dal Museo Civico, che racconta la storia, il Museo della Bonifica, che mostra come è cambiato il territorio, e il Museo delle Valli, invece, che è proprio la parte naturalistica che introduce all'entrata all'Osi. E per questo motivo ho voluto anche fare alcune immagini che riguardano appunto questo ecomuseo. Rappresentare l'Ose di Campotto attraverso una serie di immagini fotografiche aeree. Sono riuscito a salire su un piccolo aeroplanino, sono stato portato sulle Ose di Campotto e senza la porta dell'aeroplano, per favorire appunto la fotografia e lo spazio per poter fotografare più comodamente, e ho ripreso il nostro territorio dall'alto per scoprire come la conformazione del nostro territorio, per scoprire come si comportano e come defluiscono le acque attraverso le Ose di Campotto, attraversando le Ose di Campotto e arrivando fino al fiume Reno, che raccoglierà tutta l'acqua del nostro territorio e soprattutto di tutta la pianura bolognese.